Si chiama West Nile Virus ed è la causa principale della crisi di carenza sangue che in questi mesi sta colpendo anche la provincia di Pistoia. La fisiologica riduzione di donatori legati all'estate è stata infatti acuita dal diffondersi nel nord Italia di questo virus proveniente dall'Uganda ed oggi presente anche in Europa e nel Nord America. A trasmetterlo sono le comuni zanzare. Il rischio di esserne portatori, nell'80% dei casi, è asintomatico, altrimenti si manifesta come una sorta di influenza, impone un periodo di quarantena per la donazione di un periodo di 28 giorni o altrimenti un'analisi sacca per sacca del sangue donato. Che problemi può dare? Se viene trasmesso a persone con patologia, a persone con riduzione delle difese, può avere delle grosse complicanze anche a livello cerebrale, a livello emorragico, ecco, quindi creare complicanze di questo tipo. A Pistoia si è scelto di stoppare le donazioni di coloro che si sono recati in zone dove il virus è stato segnalato. La conseguenza è stato il crollo di riserve anche dei gruppi sanguigni più comuni. Siamo sempre in debito, stanno mancando i gruppi 0 positivo, 0 negativo, addirittura B negativo. Stamani abbiamo anche l'A positivo che sta mancando. Pertanto l'appello è quello che le persone in buona salute vengano a trovarci per far sì che si possa dare risposte a questi che hanno bisogno. L'invito è comunque a presentarsi, poi la selezione verrà fatta in sede di visita. Ci mancano 1000 donatori in provincia, dico io. E 1000 donatori in provincia si potrebbero reperire perché dai vari comuni, 50 di qua, 50 di là, con 1000 donatori sarebbe veramente tranquilli. Siamo sempre sul filo del rasoio, ecco il perché bisogna sempre stare a fare gli appelli. Io cerco di farli proprio quando siamo con l'acqua alla gola, perché giustamente vanno fatti, però quando poi c'è necessità bisogna appunto farli. Che cosa chiedete oltre a venire a donare il sangue per i donatori che già lo sono? Chiaramente i nuovi di farsi avanti. Sì, la cosa principe è quella dei nuovi, che ce ne sono veramente tanti, specialmente nei giovani che sono molto sensibili a queste problematiche, che se ne dica, di venire a avvicinarsi, perché è un gesto talmente semplice, lo fanno donne di 51 kg, ci sono delle ragazzine di 80 kg che non gli fa veramente nulla, soltanto c'è da rompere appunto il ghiaccio con questo percorso. E poi anche un percorso importante, perché ti comporta avere appunto stili di vita di un certo tipo, e l'essere donatore, pertanto uno è legato appunto a questa cosa, oltre a far bene al fisico aiuta chi ha bisogno appunto.